Buonasera gentili telespettatori e bentrovati al TG. Sono passati quasi 10 anni da quando la Croazia si è unita ai paesi che riconoscono le unioni civili alle coppie dello stesso sesso, garantendo alle coppie gay e lesbiche tutti i diritti delle coppie sposate, ad eccezione dell'adozione dei figli. Le stesse lacune nelle leggi per il riconoscimento dei diritti delle persone LGBT le troviamo dai nostri vicini italiani. Abbiamo fatto tappa a Padova, dove ne abbiamo parlato con l'associazione Famiglia Arcobaleno. In Italia, pur essendoci l'unione civile, alcuni provvedimenti sembrano andare verso una stretta per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Infatti non esiste una legge sul riconoscimento del legame di parentela tra figli e genitore non biologico. Questo comporta una serie di ostacoli che vanno dalle trascrizioni nei registri di stato civile alle diciture sui documenti. E la situazione è degenerata con il nuovo governo Meloni. Perciò in queste settimane si è ripreso con nuova intensità il dibattito sui diritti dei bambini e delle bambine nate in famiglie omogenitoriali. Davanti a Palazzo Moroni un presidio di mamme e papà arrivate da tutta Italia per chiedere al governo una normativa chiara. Mamme, papà e tanti bambini. Si è colorato del fucsia, simbolo delle famiglie arcobaleno, il liston davanti al comune di Padova. Una richiesta per essere riconosciuti come famiglia. Con le famiglie c'erano i rappresentanti nazionali delle famiglie arcobaleno e la presidente Alessia Crocini, che ci ha spiegato nel dettaglio la situazione in Italia. L'associazione è un'associazione che si batte per i diritti dei bambini e delle bambine con genitori LGBTQIA+, e fa un lavoro di formazione, fa un lavoro culturale e sociale, ma di fatto il primo obiettivo è quello di avere una legge per il riconoscimento di entrambi i genitori, che in Italia al momento non esiste. Com'è la situazione in Italia? Non buona, al momento in Italia è genitore legale solo uno dei due genitori di una coppia dello stesso sesso, nel caso della coppia di mamme è la donna che partorisce, nel caso della coppia di papà è il padre biologico. In questo momento l'azione del governo Meloni ha stoppato la registrazione dei certificati di nascita compiuta da parte di alcuni sindaci. Ma la strada da percorrere è ancora lunga. La cosa più giusta da fare sarebbe quella di approvare una legge al più presto, ma sappiamo che in questa maggioranza di Parlamento è molto difficile che una legge venga approvata. Allora quello che noi ci aspettiamo è che perlomeno si lasci fare ai sindaci e alle sindache quello che già stavano facendo in alcune città, cioè fare la registrazione dei certificati. Ecco, cosa fate voi in merito? Noi compiamo azioni a vari livelli, siamo in una mobilitazione continua, abbiamo fatto già diverse piazze a Roma, a Milano, Padova è la seconda piazza che facciamo, quindi continueremo a manifestare nelle piazze. Un'altra azione è quella nei tribunali, abbiamo portato avanti tante cause pilota, continueremo a portarle avanti, e c'è un'azione politica di interlocuzione con quelle forze politiche progressiste che sono a favore dei diritti civili. Speriamo che presto la politica si renda conto che anche i partiti conservatori, come è già successo nel resto d'Europa, possono avere una politica lungimirante e positiva sui diritti civili. Quando si parla di diritti LGBTQIA+, in Croazia, questo sembra essere il trend generale. I progressi nel paese ci sono, ma sono sempre accompagnati da una qualche ricaduta negativa. La battaglia legale della coppia zagabrese Mladen Kozic e Ivo Scegotta era iniziata 8 anni fa, quando fu respinta la loro richiesta al Centro per l'Assistenza Sociale di venire inseriti nel registro di possibili genitori adottivi dopo una valutazione della loro idoneità ad adottare minori allo stesso modo delle coppie eterosessuali. Tutte le istanze a cui si erano poi rivolti avevano respinto la loro richiesta, spiegando che la legge croata sulle unioni civili in vigore dal 2014 non prevede il diritto di adozione, garantendo alle coppie omosessuali tutti i diritti del matrimonio tradizionale, con l'eccezione appunto dell'adozione. Ma nel 2021 qualcosa cambia. L'alta corte amministrativa ha definito discriminatoria questa motivazione, appellandosi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle sue sentenze, che ritengono illegali le distinzioni in base all'orientamento sessuale anche in ambito del diritto familiare. In sostanza, la Corte ha ordinato ai centri sociali di prendere in considerazione le domande delle coppie dello stesso sesso per essere prese in considerazione, e poi in caso positivo di essere messe sulle liste d'attesa molto lunghe in Croazia per l'adozione dei minori senza una famiglia. In entrambi i paesi spesso si fanno 2 passi avanti e 1 indietro. Insomma, la battaglia è ancora lunga. Le facoltà di informatica e di economia e di turismo Mio Mirkovic dell'Università Jure Dobrila di Pola
A partire dal prossimo anno accademico inizieranno la formazione a distanza per gli studi straordinari, triennali e magistrali. Come procedono i preparativi e come sarà la formazione a distanza, che non sarà come durante la pandemia, ce lo hanno spiegato i presidi delle suddette facoltà. Si tratta dell'intero studio di informatica, sia triennale che magistrale. Sarebbe lo studio fuori corso di una volta, che principalmente era per gli studenti che lavorano. È un fatto conosciuto che molti studenti, soprattutto quelli del settore IT, lavorano e studiano parallelamente. Questo è un adeguamento ai trend in Istria, ma anche fuori, in tutta la Croazia e nei dintorni. Si tratta di grandi assunzioni nel settore IT e in questa maniera riescono ad arrivare al diploma in maniera più semplice. Il preside fa notare che la didattica a distanza funzionerà grazie a un insieme più ampio di metodi di insegnamento adatti a un ambiente online. Qui parliamo di materiali che sono a norma dello studio a distanza, di materiali video, alle domande di autovalutazione, alle valutazioni sommative delle conoscenze, alla comunicazione istantanea, ai vari canali per la cooperazione e la collaborazione, come ad esempio il Slack ed altre piattaforme accessibili, e il Complete Learning Sistema, come il Moodle e le piattaforme simili. Le domande per il corso di laurea triennale in informatica sono in corso e la quota di un totale di 25 studenti è stata riempita, mentre le domande per il corso di laurea magistrale inizieranno a breve. Scopriamo dal preside che ricevono richieste da studenti di tutta la Croazia e anche dall'estero. Circa 15 anni fa la Facoltà di Economia e Turismo Dottor Mijo Mirković voleva essere la prima in Croazia ad avviare un corso di formazione a distanza nel campo della contabilità e della finanza, ma a quel tempo non esistevano regolamenti per questo tipo di insegnamento. Ora, con il prossimo anno accademico, lo sta pianificando per gli studi triennali e magistrali in economia applicata per circa 20-30 studenti. Per ora è tutto concepito in maniera da poter essere fatto da casa senza il bisogno di cambiare luogo. E proprio perciò è interessante, come anche gli altri gruppi che lavorano usano il tempo in maniera diversa. Se ci saranno interessati da Pola, potranno partecipare anche alle lezioni dal vivo. Ma per ora, per tutti gli interessati, è molto più pratico lo studio online. Il corso è concepito con una quota minore, in modo da rendere possibile che i professori si dedichino agli studenti. Oserei dire che lo studio online richiede un maggiore impegno da parte del professore, quasi a livello di mentore, visto che è importante che gli studenti di qualsiasi corso non si sentano da soli. Indipendentemente dal fatto che si trovino a distanza e in quale luogo si trovino, saranno curati e indirizzati a studi, programmi e compiti mirati, ha affermato la preside CERN. Parleremo di più di questo argomento in una delle prossime puntate di Index, il martedì alle ore 21.30. TG Flash. La comunità degli italiani di Bui organizza in sede una serata ricca di tradizioni intitolata Bambini Allegri, giovedì 27 aprile alle 17.30, e vedrà la partecipazione delle comunità di Buie, Verteneglio, Umago e Citanova. La comunità degli italiani di Fiume organizza la presentazione del libro di Paolo Tommasi, Il mare dagli occhi, venerdì 28 aprile alle ore 18.30. Interverranno l'autore e la giornalista Martina Vocci. E cercando la propria identità artistica, la protagonista Marina si imbatte in un segreto di famiglia custodito dalla migliore amica di sua nonna. Il rapporto che si instaura tra le due rivela sottili percorsi umani che hanno origine in Istria sul finire della guerra. La giovane romana, nata al riparo delle ideologie e dei nazionalismi, inizia a vedere i sogni e le speranze della generazione dei suoi nonni e capisce che la vita stessa può talvolta rivelarsi un'opera d'arte.
Vodo Vot Pola informa i cittadini che domani 27 aprile dalle ore 8 alle 14 nella zona di Stignano sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile dovuta alla manutenzione dei nodi dell'approvvigionamento idrico. La mancanza d'acqua potabile riguarderà le seguenti vie: parte della via Baligerca e della via Puntigella fino all'incrocio con via Valdemusca, Sciurida, Plasine, Turulska, Runzi, Casciuni, Calceva e parte della via Puntigella della strada di Fasana fino al numero civico 116 e dall'incrocio con la strada di Stignano fino al numero civico 120. La sospensione e la riattivazione del flusso idrico potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti. L'unione fa la forza ed ecco che si avvia la sistemazione del caratteristico moletto di legno nella baia di Peschiera a Parenzo. Il tutto grazie all'unione di intenti dei locali pescatori che vi attraccano imbarcazioni di piccola stazza. Il maltempo dello scorso mese, che ha colpito un po' tutta la penisola, non ha risparmiato neanche Parenzo. E tra alberi divelti, tronchi sradicati, tetti, antenne, ombrelloni che volavano, tanti danni in strutture all'aperto, imbarcazioni sott'acqua, pontili rovinati dalla sola forza della natura, è stato seriamente danneggiato anche il moletto di legno in Peschiera. Il gruppo dei locali pescatori che ivi attraccano le loro imbarcazioni non si è perso d'animo, ma ha rimboccato subito le maniche ad un suo recupero, battendo le porte del municipio e della soprintendenza, offrendosi a dare letteralmente una mano per rimettere a posto quello che sentimentalmente ed in maniera simbolica è anche il loro moletto. Tra loro c'è anche il connazionale Rinaldo Mitton, che troviamo intento a recuperare le tavole usate, ovvero, per dirla con l'interlocutore, ciò che rimane del moletto, mentre nell'altra mano c'è il pennello e la vernice onde proteggere la struttura appena rimessa a nuovo. Ecco, finalmente, dopo tanti giorni che avevo finito il ponte, era ora di fare un ponte più nuovo. Noi che avevamo fortuna, che avevamo un ragazzo che si chiama Amir, che ne ha aiutato, quasi ha fatto tutto lui praticamente, no? E noi siamo vecchi, noi non potevamo fare niente. Insomma, siamo in 12, noi che avevamo pagato il lavoro, e fortuna che l'OPS ce ne ha dato qualche soldo, ne ha aiutato, anche se il ponte era già in piano di prima, era in piano, era già il progetto, era tutto, però non sarebbe stato mai fatto se non era sto muro qua. Se noi aspettavamo che venisse fatto, non sarebbe mai stato fatto. E così che lui si è fatto, e ha deciso di fare, ieri mo d'accordo, e lui si è messo d'accordo, l'organizzazione, tutto, e si è messo a farlo. E in pochi giorni l'ho fatto, abbiamo il ponte nuovo. Mi ero un pochettino legato a questo ponte, perché mi stavo qua e dell'orto andavo sul ponte, andavo in Peschiera, no? Adesso lo posso neanche venire fino al ponte. Porca miseria. Ma cos'è così? La vita va avanti, è così. Il moletto in legno di Peschiera, noto a tutti da generazioni, immortalato in tantissimi materiali promozionali, presente negli album privati di tanti scatti e selfie, ad opera di numerosi vacanzieri che visitano annualmente la città, è situato all'inguine della baia di Peschiera, a ridosso dei resti delle mura di cinta e della torre rotonda, ed è naturalmente protetto dalla soprintendenza per le belle arti. Il sindaco di Parenzo, Loris Persuric, si è complimentato pubblicamente con l'iniziativa e l'opera dei pescatori locali ed è già stato abbozzato un progetto di restauro, protezione e conservazione permanente del moletto di Peschiera, considerando appieno da una parte la vicinanza e le necessità di tutela del patrimonio architettonico culturale circostante, visto, come detto, che ci troviamo alle porte del centro storico, ma non certo dimenticando l'importanza della tradizione peschereccia che caratterizza l'economia parentina sin dalle sue origini.
Sul palco dello Zeitz torna una delle opere più ambiziose di Giuseppe Verdi, il Don Carlo. Lo spettacolo è stato coprodotto dal Teatro Nazionale Croato Ivan Zeitz di Fiume e il Teatro Nazionale Sloveno di Maribor. Diretta dal maestro Simon Krečić e con la regia di Marin Blažević, la prima dello spettacolo ha riscontrato un grande successo tra il pubblico in sala. L'opera è stratificata e tra le potenti arie, duetti e scene corali racconta una storia d'amore e un dramma politico. Hanno lavorato alla realizzazione dell'impatto visivo dello spettacolo lo scenografo e designer luci Volkan von Zaubeck, la costumista Sandra Dekanić e la coreografa Masha Kolar. Nella prima serata i ruoli principali sono stati interpretati dai solisti Luca Ortar, Aljaž Farazin, Jaka Mihelac, Giorgio Surian, Anna Maria Knego, Diana Haller e Gabriela Deglin. Il debutto di Don Carlo è anche il primo spettacolo dalla nomina del nuovo direttore dell'Opera Fiumana, Dražen Siriščević, che rimarrà in carica fino alla conclusione del mandato del sovrintendente Blažević. Ed è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo domani, sempre alla stessa ora. Buona serata!